questa zuppa. Vediamo se va bene. 24 gennaio, cosa succede nel mondo della politica italiana in attesa delle elezioni dell'Emilia-Romagna, che saranno un discrimine non solo per questo governo, ma anche per, diciamo, gli assetti all'interno del centrodestra. Mettiamola così. Oggi la notizia fondamentale, secondo me, resta quella delle piazze contro, perché in chiusura della campagna elettorale si sono riuniti nella piazza di Bibbiano, da una parte la Lega e dall'altra le sardine. La cosa incredibile, poi, che io non riesco a capire perché non ragioni su questo aspetto: oggi abbiamo da una parte la Lega e dall'altra le sardine, con le sardine che dicono che non sono un partito politico e che non si candidano. Quindi noi abbiamo questa specie di paradosso che, a fare il controcanto alla Lega, restano Repubblica e sardine, cioè la stessa cosa. Il fatto con il Movimento 5 Stelle: sono silenziosi su questa partita perché sanno perfettamente che hanno perso, e i giornali di centrodestra stanno ovviamente con la Lega e hanno, diciamo, perso anche ogni minima aderenza alle origini, diciamo, di Forza Italia, perché la Calabria non esiste. Insomma, questo è il panorama. Repubblica con le sardine contro Salvini, ma non si candidano, è il partito di Repubblica. Il fatto con il Movimento 5 Stelle, ma il Movimento 5 Stelle zitto e muto, perché prenderà una sonora batosta, comunque vada, andrà di merda per loro. E dall'altra tutti i giornali di centrodestra che hanno dimenticato Forza Italia, che comunque andrà al 5, 6, 7%, non lo so, ma i veri vincitori saranno sicuramente Salvini e come si chiama, la Meloni. Insomma, questa è la situazione del panorama giornalistico, in cui una domanda se la pone Dario Di Vico sul Corriere della Sera, giustamente in modo polemico. In questo senso, secondo me, è interessante ragionare, e si chiede: com'è possibile che nella regione in cui vi è un tasso di disoccupazione a livelli americani, una crescita quasi europea, e EBITDA, cioè margini operativi lordi delle imprese, favolosi? Beh, come mai in questa regione si chiede il ribaltone? E lui dice: c'è un aliment si alimentano le paure, e per questa via si prende un voto contrario a quello di chi oggi ci ha governato. Secondo me la cosa è un po' più complessa di come fa la Di Vico. C'è un elemento che dopo 50 anni la gente, comunque, giustamente, in una democrazia pensa che il cambiamento possa andare bene, cosa che è avvenuta con i tanti che votarono la Raggi pur non essendo grillini a Roma. E poi c'è un'altra questione molto banale: c'è un establishment che non c'ha nulla di male nella parola in sé, un'elite che capisce, diciamo, l'andamento dell'economia di quella regione, e un'altra parte che invece forse di questo andamento della regione ne trae minori benefici, come sempre avviene in paesi in cui il centrodestra o le forze cosiddette populiste vincono. Comunque, molto interessante Di Vico oggi sul Corriere della Sera, per chi si diverte su queste cose. Poi ci sono due altri elementi sui giornali. Beh, Crimi è un... abbiamo creato il mostro, lo dico con affetto, perché a me sta anche simpatico Crimi. Ma perché abbiamo, nonostante lui dica che i giornalisti sono tutti degli stronzi, ma che va bene, è legittimo, forse ha ragione lui. Ma la cosa incredibile, l'ha detto pubblicamente, e difatti l'hanno messo a fare il capo dipartimento editoria. Ma la cosa, il motivo per il quale, come si chiama, Bordin a Radio Radicale lo chiamava il gerarca minore, inferiore, non mi ricordo. Comunque c'era una grandissima battuta su Crimi, che faceva Bordin a Radio Radicale. Ma Crimi che cosa dice una volta che l'hanno nominato lì al vertice del Movimento 5 Stelle, che è una specie di ectoplasma, il 5 Stelle, perché è un ectoplasma, lo dico anche in senso positivo? Cosa va? Ci crede. Crimi ci crede e dice, sia sul Corriere sia sul Messaggero: io non farò il passacarte, io sono il leader politico. Aspetta, ve ne leggo alcune perché sono da pisciarsi a risate. Aspettate che ve lo trovo. Altre frasi di Crimi, dove le ho messe, e vabbè, niente. Eccolo qua: mi dicono che sono la persona giusta, mi dicono che sono la persona giusta per condurre il movimento in questo momento di crescita. Di crescita. In questo momento di crescita. Mi dicono che sono la persona giusta per, giuro, per condurre il movimento in questo momento di crescita. Forse crescita spirituale, ecco, diciamo così. La crescita spirituale del partito viene gestita da Rocco Crimi. Straordinario. Benissimo.
Ho tutti i poteri del capo politico, cioè è quello che non avendo nulla deve continuare ad affermare di avere qualche cosa. È una cosa, diciamo, da un punto di vista psicanalitico lo affronterei il tema di crimini. È una cosa fantastica. Beh, insomma, ti fa quasi tenerezza, togli quasi, ti fa tenerezza. Travaglio oggi, dice le idi di Di Maio, ritorna su Di Maio in un pezzo in cui la conclusione è talmente moscia che sembra un mio articolo. Cioè, non dice assolutamente nulla. Prossima sfida, formare comunità e classe dirigente. Non ti immagini che questo sia il grande pezzo di 40 righe di Travaglio, ma se lo volete leggere sul Fatto Quotidiano, questo scrive. La cosa più interessante di oggi è quella che trova Amadori. Cosa dice Amadori, che non è un produttore di Polli, ma è uno straordinario giornalista d'inchiesta giudiziaria che ora lavora alla Verità. Dice Amadori: ragazzi, vi siete resi conto che sta succedendo? Che Grillo aveva delle cause milionarie con il Partito Democratico, una roba da milioni di euro, 1 milione, dice lui, e però fino a poco tempo fa gliele copriva Rousseau e Davide Casaleggio. Quando Davide Casaleggio gli ha tolto lo scudo sostanzialmente legale, e Grillo si deve cagare il suo milione, pagarlo per tutte le stronzate che ha detto di insulti nei confronti del PD, beh, allora a questo punto Grillo cerca di fare l'accordo con il PD a livello politico perché questo rinunzia alle sue cause. Voi dite: non è possibile mettere sull'altare della politica italiana le cause di Grillo. È possibile, è possibile. Conoscendo Grillo, non è possibile. È possibile, è possibile. Che gliene fotte a lui? Faccio pace con Zingaretti e almeno mi tolgo dalle balle 1 milione di possibili querele che ho nei suoi confronti. Oggi Serra, non, Michele, scrive un pezzo dicendo quanto sono state brave le sardine a condannare le accuse che la rete ha fatto all'allenatore del Bologna Sinisa, che ha dato il suo endorsement a Salvini. Intanto io tutta questa, diciamo, pubblicità alle sardine che sono state brave, io, insomma, comunque vede quel pezzettino lì. Comunque il pezzo è favoloso perché da un punto di vista di maestria giornalistica e di, come possiamo dire, di sottovalutazione della nostra intelligenza, è straordinario. Per difendere fintamente Sinisa, lo attacca dicendo: quello è uno schifoso nazionalista serbo. Che vi immaginavate? Che stava con le sardine, quel nazionalista, o con Zingaretti o con Bonaccini? È chiaro che quello orrendo nazionalista serbo, amico di Arcan, quello non poteva che stare con Salvini. E poi, certo, sentite il paradosso: si difende fintamente l'allenatore del Bologna, che è malato di tumore e si cura con la sanità bolognese, prendendolo sottilmente in giro, dicendo che è evidente che un nazionalista serbo non può non apprezzare il fatto che sia proprio quella sanità che lo sta curando, perché nel suo mondo è quello il modo di comportarsi. Cioè, lo attacca fingendo di difenderlo. Se leggete Serra, io non ve l'ho spiegato bene, perché lui è un maestro in questo, diciamo, atteggiamento fantastico. Io non vorrei sbagliarmi, mentre da una parte si attacca il nazionalismo serbo, giri 2 pagine, non so se sbaglio, qualcuno di voi che mi segue sulla zuppa mi può dare un aiuto. Toc toc! Ma quella Vargas, giallista, che dopo 2 pagine scrive su Repubblica uno straordinario saggio a favore dell'ambientalismo perché saremo tutti morti. Toc toc! Quella Vargas è la stessa che difendeva Battisti? È la stessa che ha fatto la campagna a favore di un terrorista che ha ammazzato in maniera brutale, oscena e vigliacca alcune persone in Italia? È la stessa Vargas. Quindi abbiamo prima il nazionalista serbo raccontato in maniera, diciamo, disgustata da Serra, poi dopo 2 pagine una specie di paginone intero che pontifica sulla giallista Vargas che ha fatto questo straordinario saggio sull'ambiente. Ma è quella che difendeva Battisti? No, no, solo per sapere, no? Perché forse tra l'allenatore del Bologna e quello che difendeva Battisti, io so bene per chi scegliere. Ma comunque, Repubblica faccia quello che vuole. Beh, vabbè, Repubblica oggi è straordinario perché mi sono trovato
A pagina 4, perché addirittura il CDR. Ma non c'avete qualcosa di più importante da fare ora che siete della famiglia Agnelli e che vi stanno tagliando gli stipendi come a tutti noi giornalisti e che ci sarà un problema nell'editoria? Non avete qualcosa di meglio da fare che prendervela con la mia zuppa di porro? Perché ieri ho attaccato, dicono loro, con nome e cognome una vostra giornalista. E no, io con l'attacco senza nome e cognome. I giornalisti firmano sui giornali e che faccio? Se critico un articolo non cito nome e cognome. Ma siete pazzi proprio, vi siete fumati qualche cosa e quello è un attacco, com'è che dicono? Io ho attaccato una giornalista ieri, video indica con nome e cognome responsabile campagna maschilista contro Borgonzoni. Sì, potrò avere il diritto di criticare un articolo con nome e cognome scritto su Repubblica, non ho tolto dal cassetto qualche cosa, non l'ho fatto, tentativo di intimidazione e noi non ci facciamo intimidire. Ah, regà, ma prendeteli meno sul serio. Ho preso un articolo che gli è uscito male in una giornata di cattiva forma, una vostra giornalista bolognese contro la Borgonzoni, la critico come critico migliaia di giornalisti, e voi pensate che questo sia un tentativo di intimidazione e fate addirittura un CDR. Ma il CDR si occupasse delle cose serie, non di queste stronzate fatte da un cazzone come me. Ma per carità. Ma pensa tu, solidarietà alla Capelli, questa così si chiama Eleonora Capelli, ma è una cosa pazzesca. Nel frattempo Conte non va a Davos e dice Sallusti è talmente narcisista per rinunciare a Davos, vuol dire che se la fa sotto davvero sul fatto che possa perdere Palazzo Chigi, cosa che io non condivido minimamente. Secondo me Palazzo Chigi non lo perdono perché se si perde Palazzo Chigi si fa le elezioni e non riesco a capire la logica, ve la faccio con un disegnino. Se il centrodestra dovesse vincere in Emilia-Romagna, e quindi se vince in Emilia-Romagna vince in tutta Italia perché l'Emilia-Romagna è il posto più difficile, la sinistra non molla Palazzo Chigi perché sa che non ci ritorna più e il Presidente della Repubblica lo legge un governo e un Parlamento fatto dal centrodestra. Vi è capito? Vi è chiara la mia logica? Faranno di tutto se dovessero perdere in Emilia-Romagna per non cadere. Cadranno? Probabilmente sì, perché io non ne azzecco una. Però questa è la logica che in questo momento inizio a pensare. Inizio. Is the killer virus here? Si chiede il Daily News. Beh, fantastico. I giornali popolari inglesi impazziscono, ma non solo loro, anche noi, per questo virus cinese. Hanno chiuso, hanno messo in quarantena 6 città in Cina, 20 milioni di persone in quarantena. Tutti, poi in quarantena in realtà fino a un certo punto, perché ci sono ancora i voli che arrivano dall'acqua, quindi non riesco a capire bene. Ma poi non riesco a capire bene. Oggi sul Corriere c'è uno straordinario pezzo in cui raccontava: uno su quattro non viene contagiato, anche se viene a contatto col virus, il 90%. 99% delle persone che sono contattate, che sono contagiate e si beccano qualche sintomo influenzale, ma questa diventa la pandemia. Abbiamo tutti dentro di noi questa atavica paura nei confronti della malattia, della peste medievale, e c'è rimasta dentro, è più forte di noi. E quindi pensiamo che 6 morti su chissà quante migliaia di e contaminati siano la pandemia, perché dentro di noi c'è rimasta quella roba là, è più forte di noi, è come l'evoluzione del nostro scheletro. E quindi quando senti malattia che arriva dai serpenti, dai pipistrelli, nel porto cinese, beh, insomma, ci esce fuori quella roba là, che siamo figli di 600, 700, 1000 anni di storia che ancora sono rimasti dentro di noi. Non altrettanto si può dire dei leader indiani. Oggi l'Economist fa una grande copertina, esce tutti i venerdì, dicendo che come si chiama? Il problema vero è di Modi, cioè il premier indiano, e dei suoi atteggiamenti, diciamo, molto illiberali. Altra cosa che ho letto e di cui voglio parlare, beh, insomma, questa storia di Ruffini oggi ne racconta, perché Ruffini è non il giornalista, il grande direttore, diciamo, televisivo, l'autore televisivo. Ruffini sarebbe l'ex agenzia delle entrate, un commercialista che è stato piazzato da Renzi all'agenzia delle entrate. Secondo il Sole 24 Ore, ieri il Consiglio dei Ministri ha fatto le nomine, secondo altri giornali non le ha fatte le nomine, ma poco importa, perché il Sole 24 Ore giustamente ci ricorda come Ruffini era il capo dell'agenzia delle entrate nominato da Conte, fatto fuori da Conte quando Conte era il premier giallo-verde, e dopo 12 che ci ha messo un generale delle finanze al posto di Ruffini. Dopo 14 mesi, dopo 10 mesi, lo stesso presidente del Consiglio, ma con una maggioranza diversa, cosa fa? Fa fuori il generale delle finanze e rimette
Ruffini, ma ragazzi, ma siamo nella follia, sembra il CDR di Repubblica, non so cosa sia questo giornale, questo Consiglio dei Ministri, ma scusatemi, lo fate fuori 10 mesi con lo spoil system? Questo qui fa un casino, ma avete fatto fuori, eccetera. Mettete un giornale della finanza e lo stesso Premier, dopo 10 mesi, non un altro, non Babbo Natale, chi ti nomina quello che ha fatto fuori 10 mesi prima? Ma ragazzi, ma ci vuole anche qui, ci vuole un pusher che vi dia roba un po' migliore, perché io non so come si possa spiegare una cosa di questo tipo alle persone senzienti. Vabbè, qua su Facebook non ha padroni, io padroni qua soprattutto su il mio sito nicolaporro.it non ne ho, perché su Facebook il padrone c'è e si chiama Zuckerberg, e se io dico delle cose un po' politicamente scorrette rischia che zac mi faccia fuori, perciò tutti quanti voi mi riuscite a beccare sempre e comunque liberamente sul sito nicolaporro.it, dove vi rinvio e dove vi saluto, perché ci sono tanti altri pezzi che vi voglio far leggere, soprattutto uno, se dovrebbe arrivare oggi pomeriggio, perché questa roba di Salvini che va a fare il citofonista a me è rimasta qua. Lasciate perdere la propaganda di sinistra che lo attacca. Sembra, scusatemi, posso concludere? Sembra la questione di Berlusconi ieri, che fa una battuta a Jole Santelli, candidata a Reggio Emilia, e lì se ne accorge soltanto il tempo, e Andrea Ruggeri, un parlamentare di Forza Italia, che fa toc toc. Ruggeri fa un toc toc semplice. Dice: scusatemi, ma mi spiegate una cosa? Da un punto di vista penale, quello là ha fatto delle leggi assolutamente, diciamo, addirittura poco garantiste nei confronti di chi viola la libertà e la salute delle donne. Ah, Presidente del Senato è una donna nominata a Berlusconi. Presidente del gruppo parlamentare del Senato è una donna nominata a Berlusconi. Presidente del gruppo parlamentare alla Camera è una donna nominata a Berlusconi. Bernini, Gelmini e la Casellati. Vicepresidente della Camera è una donna, Carfagna, nominata a Berlusconi. Per la verità, trattata da voi, fenomeni che adesso vi indignate, la Carfagna come se fosse, fino a 10 anni fa, una poco di buono e nessuno di voi la difendeva, vero? Vero? E c'ha ragione Ruggeri, ma che state a dì? Ma che state a dì? Beh, io su questo vi saluto, abbiamo fatto anche troppo, sono a risentirci e un saluto da Vicenza, dove mi trovo in questo momento. Ciao!